abbiamo deliberato oggi la composizione dell'ARCA, sia regionale anticorruzione, composta da presidente e 4 membri. Manderemo questa delibera al Consiglio regionale che, come sapete, il 7 di giugno dovrà ratificarlo. Abbiamo individuato queste persone: presidente Francesco Dettori, magistrato, consigliere della Corte d'Appello di Milano dell'89 al 92, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano fino al 2005, presso il Tribunale di Busto Arsizio fino al 2012 e poi procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo fino al 2015. Sarà il presidente. Membri del, 4 membri del direttivo sono Giovanna Ceribelli, dottore commercialista, revisore dei conti, membro del collegio sindacale dell'azienda, di varie aziende ospedaliere, attualmente membro del collegio sindacale e revisore dei conti della SST Franciacorta. Maria Di Natolo, avvocato in servizio presso la prefettura di Milano, dal 2011 al 2015 impegnata in attività antimafia, ha seguito i lavori della sezione specializzata del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituita per le esigenze di Expo, dal 2015 in posizione di staff al prefetto di Milano per le attività concernenti l'applicazione della normativa anticorruzione. Ha scritto i protocolli anticorruzione per Expo e opera già in stretto collegamento con ANAC. Sergio Arcuri, dottore commercialista, revisore dei conti, componente del collegio sindacale e presidente dell'organismo interno di vigilanza di società private, dal 2012-2015 è responsabile della compliance, antiriciclaggio e audit interno di una società privata, autore di diversi articoli sulla stampa specializzata in tema di responsabilità amministrativa degli enti, delle società, sistema di controllo interno e corporate governance. È un autore, appunto, che scrive su riviste specializzate, tra cui Sole 24 Ore, su questi temi. Infine, dal mondo accademico, Gianfranco Rebora, professore ordinario di organizzazione aziendale presso la LUC, nello stesso Ateneo ha ricoperto diversi ruoli, preside della Facoltà di Economia, rettore dal 2001 al 2007, direttore dell'Istituto di Economia Aziendale, presidente del Nucleo di Valutazione, in precedenza professore associato di Economia Aziendale presso la Bocconi di Milano, professore ordinario di Economia Aziendale, numerose collaborazioni e progetti con importanti soggetti pubblici e privati, componente di organi e organismi indipendenti di valutazione in regioni, comuni e camere di commercio. Mi sembra una squadra ben assortita, una squadra di grandi professionalità slegate dal mondo della politica e quindi garantiscono già di per sé la piena totale autonomia e indipendenza di ARAC, cosa che è dei presupposti della legge e nella nostra volontà. ARAC questo deve essere un ente autonomo che collabora, perché deve fornirci le indicazioni, le direttive, le idee per mettere in atto tutte le misure che servono a prevenire la corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Capita a proposito la nomina di oggi perché proprio ieri ANAC, quella nazionale di Cantone, ha distribuito, ci ha consegnato il nuovo piano nazionale anticorruzione alle regioni, che dovranno esprimere un parere e una valutazione il 9 di giugno. Quindi nei primi giorni della prossima settimana faremo una riunione con i componenti dell'ARAC, consegnerò loro questo documento e chiederò loro di fornirmi le prime valutazioni in modo tale che il 9 di giugno possa andare alla conferenza delle regioni per illustrare la posizione della regione Lombardia validata anche da questo nuovo organismo. ARAC ha l'ambizione di diventare un modello, la Lombardia ha l'ambizione con ARAC di creare un modello più efficace nel contrasto
alla corruzione, da estendere poi a tutte le regioni. Sono grato alle persone, cinque componenti, ringrazio anche ovviamente il mio stretto collaboratore Gustavo Cioppa, che in questi giorni ha lavorato molto per incontrare molti dei candidati, per selezionare quelli che riteniamo siano i migliori, abbiano il profilo migliore dal punto di vista della competenza e dell'indipendenza. Della competenza, il loro curriculum, e dell'indipendenza presente, passata e futura nei confronti della politica, nei confronti delle istituzioni. Questa è garanzia di buon funzionamento, questa è garanzia di efficacia della agenzia che abbiamo costituito oggi. L'altra cosa